Crescono anche in Abruzzo le adesioni all'iniziativa lanciata dall'ANCI nazionale di spegnere in segno di protesta simbolica palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette. Aumenti vertiginosi che stanno colpendo pesantemente i bilanci delle famiglie e delle imprese e che rischiano di mettere in ginocchio anche le casse dei comuni italiani. Un aumento che ovviamente incide sia sui cittadini, sulle imprese, ma incide anche in modo significativo sui bilanci degli enti locali. E questo significa ovviamente comporta il rischio di una ripercussione poi sull'erogazione dei servizi e quindi la tutela dei diritti dei cittadini. Ecco perché come ANCI nazionale e anche ANCI Abruzzo e la città di Teramo abbiamo aderito a questa iniziativa forte di protesta e di sensibilizzazione nei confronti del governo, al quale chiediamo assolutamente la copertura integrale dell'incremento dei costi derivanti dall'aumento dell'energia. Intanto un controllo significativo, importante, che deve esserci su questi aumenti, e poi una copertura sui bilanci. Lei pensi che per il comune di Teramo l'incremento che abbiamo approvato e quantificato in 1.300.000 euro ovviamente va ad incidere sulla situazione di bilancio. Come comune di Teramo abbiamo un bilancio in una situazione di maggiore serenità rispetto al passato e quindi abbiamo gestito e possiamo sostenere questo incremento. Tanti comuni e tanti altri territori invece vanno oggettivamente in difficoltà, con il rischio di non poter chiudere i bilanci e di mettere appunto in discussione anche i servizi per i cittadini, oltre che il rischio anche di aumenti delle tariffe, pensiamo degli immobili pubblici e delle attività che vengono svolte sui servizi individuali dei cittadini. Ecco perché pretendiamo come sindaci, e lo dico da sindaco di Teramo e da presidente dell'ANCI Abruzzo, che il governo appunto garantisca la integrale copertura di questi aumenti. Una protesta che si concretizzerà domani giovedì 10 febbraio, quando verranno spente anche a livello regionale le luci in piazze e monumenti cittadini. Insomma, un'adesione piena, devo dire generalizzata da parte di tutte le regioni, anche la città di Teramo aderirà a questa iniziativa, quindi domani individueremo con ogni probabilità Piazza Martiri come luogo per appunto rappresentare questa protesta, quindi verranno spente le luci dalle 20 alle 20:30 proprio per dare un segnale forte, significativo, simbolico ma anche rappresentativo della situazione inaccettabile che i comuni rischiano di vivere a seguito di questi aumenti.